Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete dunque sentito dai titoli, 12 anni per omicidio colposo aggravato per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e oltre 100 milioni di risarcimento. È la sentenza pronunciata ieri sera dal presidente della Corte d'Assise di Novara, Gianfranco Pezzone, al processo Eternit bis a carico di Stefan Schmidheiny, ultimo patron della fabbrica di Eternit a Casale Monferrato. Sentiamo Cristiana Zanetto. 12 anni per omicidio colposo per il patron dell'Eternit, Stefan Schmidheiny, e questa è la condanna che emette la Corte d'Assise di Novara nel processo Eternit bis. I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo ed il riconoscimento dell'omicidio doloso. La Corte ha deciso di non sostenere questa tesi e lo ha derubricato a colposo, spacchettando le 400 morti in quattro categorie. La strada, insomma, è lunga ed in salita per i familiari e i parenti che sempre hanno seguito le 42 udienze del processo. Ma almeno in quell'aula di Novara ieri è risuonata una parola, colpevole. Una parola che temevano di non sentire, visto l'esito del processo precedente, quello iniziato nel 2009 e terminato poi nel 2014 con una prescrizione. Si riconosce che Schmidheiny dunque è colpevole, lo si riconosce anche per quelle morti fuori dalla fabbrica. In tanti in questi anni si sono ritrovati con la terribile diagnosi di mesotelioma. Anche se all'Eternit non ci avevano mai lavorato, ma erano figli, amici, mogli e parenti che però con la terribile polvere venivano in qualche modo a contatto. Importanti i risarcimenti accordati, 30 milioni di euro solo alla Presidenza del Consiglio e 50 milioni al Comune di Casale. Complessivamente si superano i 100 milioni di euro. Secondo Forbes, Stefan Schmidheiny è considerato ancora uno degli uomini più ricchi del mondo, vanta un patrimonio di 2,1 miliardi. Altri processi analoghi, seppure con numeri minori, sono in corso. A Napoli, in primo grado, il patron di Eternit è stato condannato a 3 anni e mezzo, a Torino in appello a 1 anno e 8 mesi. Le carte di questi processi occupano qualche cosa come 200.000 faldoni. Il miliardario oggi ha 76 anni e, secondo la classifica di Forbes, è ancora uno degli uomini più ricchi. Non si è mai presentato però in aula e sembra che aspettasse il risultato di questo processo all'ombra delle palme della Costa Rica. Finalmente il termine condanna è stato messo accanto al nome di Stefan Schmidheiny. Stefan Schmidheiny è riconosciuto criminale, condannato a 12 anni per omicidio colposo aggravato da un tribunale italiano. Questa è una grande vittoria per la nostra comunità ed è una vittoria che finalmente rende giustizia alle migliaia di vittime del mesotelioma pleurico e delle malattie amianto correlate. C'è ancora tanto da fare, però, questa è una giustizia a metà. Avremmo voluto vedere un verdetto di condanna piena per omicidio, non per omicidio colposo, ma di pieno riconoscimento della responsabilità dei proprietari dell'Eternit, che oltre ad aver prodotto, quando già sapevano la dannosità del manufatto, per aver abbandonato lo stabilimento, una vera bomba ecologica nel cuore della città. Oggi fortunatamente bonificato completamente, la città si candida a essere la prima città amianto zero del mondo e quindi può guardare al proprio futuro con positività. E noi abbiamo in collegamento da Casale Monferrato, dalla sede della FEVA, l'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto, Bruno Pesce, memoria storica di questo sodalizio. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei ha definito questa sentenza agrodolce. Sì, dolce sicuramente, perché se questa sentenza regge intatta, più o meno intatta, anche in Cassazione, ha un significato enorme, non in Italia ma a livello internazionale. Questa che io definisco anche una montagna, di cui sulla tua vetta non è ancora arrivato nessuno. Se questa volta arriviamo in vetta, cioè in Cassazione, che conferma questa sentenza, ha un rilievo enorme anche a livello internazionale perché nessuno ci è ancora arrivato, non in Italia, nel mondo. La criminalità d'impresa vede un approccio ben diverso, sia a livello normativo che di cultura giuridica, di interessi in gioco, non lo so. Comunque è un'altra cosa. L'agro, no, se vogliamo definirlo così, sta nel fatto che con il declassamento da omicidio volontario col dolo eventuale a omicidio colposo oppure aggravato, ci ripresenta
sulla scena l'incubo della prescrizione, che nel frattempo in questi anni la prescrizione sovrasta anche la possibilità della stessa affermazione della giustizia. Quante volte si lavorano anni e anni e anni, valenti giudici, procuratori, fanno un lavoro eccezionale, complesso, difficile, e poi alla fine ci manda a casa tutti, abbiamo scherzato. C'è la prescrizione che premia o comunque tutela in un modo assolutamente ferreo chi ha commesso l'imputato anche quando è acclarato che è colpevole. Mi sembra che questa cosa sia proprio sottovalutata a livello anche da chi deve legiferare, dallo Stato. Non è sopportabile una beffa per le vittime e una sconfitta della giustizia. Possibile che non ci sia niente da fare per evitare questo a livello di procedure, di mezzi a disposizione della magistratura, di strutture coordinate anche a livello locale per affrontare al meglio situazioni complesse? Grazie, grazie a Bruno Pesce per le sue riflessioni. Anche nel giorno del verdetto, lo ricordiamo, come in ciascuna delle 42 udienze, un pullman di parenti è arrivato da Casale Monferrato in corte d'assise a Novara, commossa come tutti i familiari di chi è morto a causa della fibra killer Giuliana Busto, presidente AFEVA, che da quando sono iniziati tutti i processi non ha mai perso un'udienza. Voltiamo pagina. Un anno di indagini, 17 arresti è il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Rivoli che hanno sgominato una banda di spacciatori che operava nella zona ovest del territorio torinese. Si tratta di pregiudicati accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini svoltesi fra il settembre 2019 e il dicembre 2020. Gli arrestati avrebbero commesso almeno 48 cessioni di droghe di varia natura, prevalentemente cocaina, ma anche hashish e marijuana. Sono stati sequestrati 13 kg di droga fra cocaina, hashish e marijuana, appunto 13 le persone in stato di semi-libertà. Cambiamo ancora argomento. Per i tre sindacati Nursing Up, CSE Sanità e CUB Sanità di Alessandria, il mese di giugno sarà fatto di mobilitazioni a sostegno del settore infermieristico. Chiedono di incontrare la Commissione Politiche e Sociali del Comune, i sindaci dell'ASLA L, per ribadire che gli infermieri sono sempre meno e con retribuzioni troppo basse. I sindacati dichiarano anche di essere sorpresi dall'idea che arriva da Roma, dal Ministero, dove si pensa di sopperire alla carenza di personale chiamando infermieri indiani. De De Vinci. Attuare azioni concrete per i lavoratori della sanità pubblica. Questo è in sintesi quanto chiedono i sindacati Nursing Up, CSE Sanità e CUB Sanità della provincia di Alessandria, che in un comunicato appena diffuso dicono di aver preso la decisione di attuare delle azioni di forza per porre veramente in luce le tantissime problematiche dei dipendenti del comparto sanità pubblica. Le tre organizzazioni sindacali hanno anche inoltrato una richiesta per essere ascoltati dalla Commissione Politiche e Sociali del Comune di Alessandria, oltre alla Conferenza dei Sindaci ASLA-L, e convocato un ciclo di assemblee sindacali che porteranno fino alla fine del mese di giugno ad incontrare tutti i lavoratori dell'azienda sanitaria ospedaliera di Alessandria e dell'ASL AL. Secondo Merisola, Gallo e Morandini, responsabili territoriali dei tre sindacati, il diritto alla salute ed il diritto ad un lavoro con retribuzioni congrue, principi fondamentali della Costituzione italiana, sono seriamente a rischio e precisano: stiamo assistendo sotto il silenzio assordante di tutti ad un vero e proprio depauperamento del comparto sanità pubblica, stremando i lavoratori ed obbligando i cittadini tutti a rivolgersi al privato o avere un servizio non consono ai loro bisogni. Sempre inerente al mondo del settore infermieristico, un altro aspetto viene messo in luce con un altro comunicato arrivato da Roma dal leader del sindacato Nursing Up, Antonio De Palma, che ha commentato la proposta che sembrerebbe avanzata dal Ministero della Salute per far arrivare nel nostro sistema sanitario, attraverso accordi con paesi extraeuropei, infermieri indiani per tamponare la falla della carenza del personale. De Palma
Roma chiede: mentre le nostre migliori eccellenze fuggono all'estero, pensiamo bene di risolvere i problemi facendo arrivare operatori sanitari da altri paesi. Dal Ministero ci saremmo aspettati ben altre soluzioni per risolvere le nostre carenze. Non abbiamo dubbi, aggiunge De Palma, del Nursing Gap, che si tratti di professionisti dalle elevate competenze, ma il problema di fondo è un altro e si continua tristemente a ignorarlo. La nostra realtà infermieristica è capace di formare, nel caso dei nostri operatori sanitari, vere e proprie eccellenze, ambitissime da quelle nazioni del vecchio continente che sono pronte a offrire ai nostri professionisti stipendi adeguati alle loro legittime aspirazioni. Domani ultimo giorno di scuola. Nell'intervista che ascolterete fra poco, il punto del mondo del sindacato su un anno scolastico che ha affrontato criticità come rientro in classe senza il cosiddetto personale scolastico Covid immesso durante la pandemia. Ma ci sono anche alcune buone notizie. Sentiamo. A poche ore dalla fine dell'anno scolastico, il mondo del sindacato scuola riflette su quello che è stato quest'anno e su quello che sta per arrivare. In realtà si sta già lavorando, si lavora in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale e regionale in mezzo a tante criticità, ma anche a tanti fatti positivi. Possiamo cominciare a spendere due parole sul personale ATA, che sarebbero i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici. Cominciando dagli assistenti tecnici, basti pensare che sulla provincia di Alessandria, come dotazione aggiuntiva per gli istituti comprensivi, perché gli assistenti tecnici sono previsti solo per le scuole secondarie di secondo grado, ma l'organico aggiuntivo per gli istituti comprensivi di tutta la provincia quest'anno ha contato ben 2 unità, quindi una risorsa davvero scarsa se si pensa ad una scuola innovativa, alla digitalizzazione, a laboratori innovativi. Non stiamo più parlando di una scuola di 30 anni fa, e 2 assistenti tecnici che girano la provincia di Alessandria è davvero, insomma, una situazione un po' surreale. Tra le diverse criticità che hanno segnato quest'anno scolastico abbiamo comunque una positività, un lavoro di sinergia con l'ufficio scolastico territoriale, con il provveditorato di Alessandria, che ha dei funzionari che lavorano tantissimo, una dirigenza che comunque ci viene incontro e sono sempre pronti ad ascoltarci, a trovare delle soluzioni alle diverse problematiche, così anche i nostri dirigenti scolastici, che al di là del lavoro che spetterebbe fare nelle loro istituzioni, nel momento della necessità si adoperano e si spendono. E poi c'è tutta la questione legata alle missioni in ruolo, le graduatorie. Che novità ci sono? Allora, fortunatamente quest'anno questo è un segnale positivo, si è anticipata la fase della mobilità dei trasferimenti e quindi, concludendosi i trasferimenti, si prevede che le missioni in ruolo verranno anticipate, e un anticipo delle missioni in ruolo ovviamente garantisce un miglior inizio e il funzionamento dell'anno scolastico. Dopo 75 anni torna ad Alessandria la celebre Mille Miglia, la corsa con protagoniste auto storiche sarà e farà sosta in piazza Garibaldi il 16 giugno, è stata presentata nella sala giunta di Palazzo Rosso. Fabrizio Mattana. Alessandria si prepara ad accogliere il prossimo 16 giugno una tappa della celebre Mille Miglia. In partenza da Brescia il 13 giugno la corsa raggiungerà il Piemonte con sosta nel capoluogo di provincia, per poi transitare anche ad Asti, Vercelli e Novara. Ad Alessandria la corsa più bella del mondo, come la definì Enzo Ferrari, transitò l'ultima volta nel lontano 1948 e oggi per la città rappresenta un evento di notevole prestigio. Ci crediamo, pensiamo che possa essere comunque un momento in cui la nostra città abbia una visibilità che non sia solo a livello circoscritto al territorio alessandrino, ma veramente anche a livello nazionale e fuori dai confini. Le vetture arriveranno in piazza Garibaldi intorno alle ore 13, ma un'ora prima la piazza sarà invasa dalle Ferrari, grazie al contributo della scuderia Ferrari Club di Alessandria. Un centinaio di Ferrari, anche lì pezzi unici veramente, parteciperanno e noi
daremo un supporto a tutta questa manifestazione con una trentina di nostre Ferrari che tramite possessori, soci nostri del club saranno presenti in maniera statica all'evento. Come nostro socio abbiamo un possessore di un F40 che sarà presente. Per Alessandria la passione per i motori viene da lontano. Il protagonista infatti anche del Gran Prix Bordino, intitolato all'omonimo pilota. Ecco, il vostro club prende nome da un circuito storico che era storico altrettanto e forse più della Mille Miglia. Sì, effettivamente Alessandria nel periodo 1924-34 del secolo scorso fu una delle tappe più importanti in Europa per ciò che concerne l'automobilismo sportivo. Infatti non si correva negli autodromi perché non esistevano, ma si correva sulle strade. E proprio Alessandria era una delle tappe di quella che oggi è la Formula 1. No? All'epoca non esisteva la Formula 1, ma oggi possiamo benissimo equiparare il circuito Bordino a una tappa di Formula 1. Corsero i più grandi dell'epoca, da Nuvolari, Varzi, Chiron, lo stesso Enzo Ferrari che prima di diventare costruttore di automobili era un pilota. Per i partecipanti riflettori puntati sull'alessandrino Roberto Rollino, esperto della corsa, avendo ripreso parte già 4 volte, sempre con una 1100 da corsa. Parliamo ora di basket, per come si era messa la partita e il successo finale per il Cuspo Basket nella gara 3 dei playoff contro l'Atavir è arrivato davvero insperato, ma grazie alla grande forza di volontà gli universitari rimangono in corsa per il successo finale. La serie è infatti sul 2-1 e un'ulteriore vittoria domenica prossima in terra torinese spianerebbe la strada agli alessandrini. I commenti sul match fra poco nel servizio curato da Fabrizio Mattana, poi come sempre le previsioni del tempo e ovviamente subito dopo l'appuntamento col TG 7 Sport. Tante notizie legate al mondo del calcio, una riflessione sulla beffa fiorentina e poi l'Inter che parte per Istanbul e dà il via all'operazione Champions. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Il Cuspo Basket Alessandria fa l'impresa, rimonta dal meno 20 ed espugna il Palasangone di Rivalta nella gara 3 di finale e dimostrando a tutti di non essere arrivato fino a questo punto per caso. Atavir parte subito con autorevolezza, Caratozzolo suona la carica e con 3 su 4 dall'arco porta i suoi subito sul più 10, 19-9 a 3 minuti dalla fine del primo periodo. Due liberi di Pezzulle e un canestro del solito Caratozzolo fissano il punteggio sul 21-11 alla prima sirena. I torinesi restano a lungo davanti, toccando anche il più 20 nel secondo periodo con Bertinotti e Blotto sugli scudi. A 4 minuti dall'intervallo gli universitari sembrano non reagire e il tabellone recita 34-14 per i padroni di casa. L'ingresso in campo di Milanesio Setti cambia l'inerzia per gli aironi. L'ala, con una palla recuperata e 3 rimbalzi consecutivi, scuote i suoi che con Riva e Mogni ricucciano lo strappo chiudendo il quarto sul meno 13 a 36-23. Il terzo periodo è quello della svolta. Rivalta mantiene il vantaggio di più 13 fino a 5 minuti dal termine del quarto, ma Cuspo sembra però avere un altro piglio e con Pezzulla, Campi e Riva piazza un parziale di 17-6 che porta i Mandogni a meno 2 a fine terzo quarto, 49-47. L'ultimo quarto non è per i deboli di cuore, con i padroni di casa che per la prima volta nella gara si trovano sotto di 5 lunghezze, sul 49-54 a 7 minuti dal termine. Murge e Caratozzolo però non ci stanno e la truppa di coach Daniele Ghiani piazza un break di 9-1 che sembra avvicinare lo striscione del traguardo per i torinesi. Il Cuspo si aggrappa a Riva e Fassio ed è proprio quest'ultimo a regalare i suoi il più 3 a 3 minuti dall'ultima sirena. Una bomba di un infinito Caratozzolo porta nuovamente la partita in parità su 63-63. Le energie in casa Cuspo sono ridotte al lumicino, ma non l'orgoglio e la voglia di lottare che restano intatti. La reazione è da grande squadra. Davide Fassio e Pezzulla si prendono la scena con il playmaker ex Chieri a bruciare la retina per il sorpasso.
sul 63-65. La difesa alessandrina è monumentale nel chiudere gli spazi agli avversari e dall'altra parte tocca a Pezzulle a Riva mandare i titoli di coda sulla sfida. Al Palasangone finisce 64-68, gara 3 del Cuspo e domenica si torna in campo sempre in terra torinese per il quarto atto di una serie che si annuncia più che combattuta. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole prevalente sulle regioni settentrionali, salvo per qualche locale disturbo anche a carattere temporalesco che potrà interessare, specie verso sera, l'arco alpino e il nord-ovest. Nel dettaglio ora il Piemonte. Un avvio della giornata nel complesso discreta, con ampi spazi di cielo sereno, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo la possibile formazione di qualche temporale, specie sui rilievi e a ridosso dei rilievi. Temperature massime di conseguenza che saranno in calo di qualche grado. Nel corso della giornata di sabato, aumento dell'instabilità con rovesci anche a carattere temporalesco, sempre specie nella seconda parte del giorno, temperature massime che però saranno in lieve ripresa di qualche grado, con punte anche di 28-29 gradi. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo. La Proloco di Predosa vi invita il 9, 10 e 11 giugno all'ormai famosa Sagra delle Fragole, 35esima edizione. A partire dalle 19.30 al coperto presso il Palatenda si potranno gustare tante specialità gastronomiche e rinomate prelibatezze come il risotto con le fragole e gli agnolotti predosini, tutto da abbinare ai vini DOC della cantina di Mantovana. 35esima Sagra delle Fragole a Predosa, il 9, 10 e 11 giugno. Vi aspettiamo!